Benitalia 2016, siamo allo stand di Caffè Gioia e siamo qui con il responsabile commerciale Italia che non incontravamo televisivamente dall'anno 2012 e così riuscì a intervistarti, tu che sei piuttosto timido. Stavolta ho detto ok, fermati, ne facciamo un'altra perché sono 4 anni che non dici un po' di cose agli amici di VennyTV.it. È arrivato il momento di ripresentarti, risalutarli e dire che cosa siete venuti a presentare nel corso di questa manifestazione 2016. Sì, salve, buongiorno. Quest'anno, come ogni anno, presentiamo sempre delle novità, quindi abbiamo presentato la nuova capsula compatibile con le macchine sistema 1 System, sempre diciamo fatte con le nostre classiche miscele, quindi con la Strong, con la classica, con il decaffeinato, il 100% e 2 miscele biologiche. Quindi la nostra gamma prodotti l'abbiamo confezionata nella capsula compatibile con queste macchine. E poi, visto che non ci vediamo da tanto tempo, l'anno scorso abbiamo presentato tutta la gamma delle compatibili, dalla compatibile a modo mio, Dolce Gusto, Blu e Nespresso. Quest'anno a settembre usciremo con un packaging rivisitato di tutta questa gamma di capsule compatibili e poi come sempre il nostro classico, quindi la cialda di carta, che ci contraddistingue, quindi sempre nelle solite nostre miscele classiche che tutti ben conoscono. Voi siete tra i veterani nel vending per la realizzazione di cialde in carta con il sistema ISE. Da quanti anni? Ormai sono quasi 12 anni che produciamo cialde in carta ISE. Diciamo che siamo stati i primi in Sud Italia a produrre la cialda in carta ISE e questo, diciamo, know-how noi lo mettiamo a disposizione dei nostri clienti che vogliono personalizzare con il proprio marchio il nostro caffè. Quindi abbiamo messo a disposizione di molti gestori la nostra capacità di produrre le cialde di carta, che è quello che ci contraddistingue da sempre. E nel frattempo io ho avuto modo di assaggiare anche pochi minuti prima dell'intervista un caffè, ogni tanto mi tocca, non posso prendere caffè da tutti quelli che me lo offrono, tutte le torrefazioni, ma quando poi incontro qualche amico con cui gradevolmente accetto il caffè buono e un buon dialogo da vecchi amici, dico ma sì dai, fermiamoci 5 minuti, prendiamo questo caffè. Avete mantenuto la qualità di sempre? Sì, diciamo che la cosa che ci contraddistingue è questa nostra costanza nella produzione, quindi abbiamo mantenuto le nostre miscele, diciamo che è un periodo un po' particolare, però siamo riusciti a ridurre un po' i costi senza toccare la qualità del caffè, che è la cosa importante, perché noi ci teniamo, sul packaging c'è il nostro cognome, quindi ci mettiamo la faccia, come si suol dire. Flavio, infine, per qualche anno voi siete stati sponsor di una squadra di calcio molto importante, l'AS Roma. Com'è stata questa esperienza? Beh, è stata, diciamo, molto positiva, anche perché sono nati dei rapporti che sono andati al di là anche della sponsorizzazione. Abbiamo inaugurato da qualche mese il nostro primo Caffè Gioia Store a Roma e abbiamo avuto ospiti dei giocatori della Roma che ormai sono diventati nostri amici perché bevono il nostro caffè anche a casa. Quindi al di là della sponsorizzazione è stata una bellissima esperienza per l'azienda, perché di crescita e di rapporti umani importanti. Bene, allora in attesa di una maglietta firmata da Totti, gentilmente donata da Flavio Gioia, responsabile commerciale di Caffè Gioia SRL, amici, io continuo in questo giro itinerante dei corridoi di Venditalia 2016 e nel frattempo lascio a lui il microfono per farvi salutare, dandovi appuntamento alla prossima manifestazione. Vi saluto e vi aspetto al prossimo Venditalia con tante novità che abbiamo nel cassetto. E io sono sicuro ce ne saranno davvero tantissime. Grazie Flavio, amici, non andate via.